In questo tutorial invece faremo un paio di orecchini, quelli che vedete qui sempre con il filo d'aro di meta. Per cui il materiale di cui abbiamo bisogno è il filo d'aro di meta, un uncinetto da 1,75, un uncinetto misura 3, un filo di onice blu, tronchesine, una coppia di monachelle, degli anellini da 5, dei chiodini a testa piatta e dei piccoli distanziali. Per la realizzazione di questi orecchini dobbiamo iniziare con sempre la solita catenella e ne facciamo 9 per iniziare questo lavoro. Sempre un po' di difficoltà, ma sappiamo che è la caratteristica di lavorazione di questo filo. Perfetto. 9 catenelle e andiamo a chiudere la prima che abbiamo fatto. Ok, ecco qua, perfetto. A questo punto dobbiamo iniziare con 2 maglie basse. Facciamo la prima, qui dobbiamo stare sempre attenti che non si accavalli il filo quando facciamo la maglia. Questa è la seconda, facciamo poi 2 mezze maglie alte, sempre un po' di calma, cerchiamo di spingere il lavoro un pochino verso le maglie che abbiamo già realizzato, lasciare spazio per fare il resto. Ecco qua le 2 mezze maglie alte e poi facciamo 3 maglie alte. Ok, a questo punto siamo a metà, facciamo una catenella e ricominciamo al contrario però, quindi facciamo 3 maglie alte. Facciamo 2 mezze maglie alte, ok, cerchiamo sempre di accompagnare un lavoro verso una che abbiamo già fatto, che venga più uniforme. Facciamo la seconda. Poi le 2 maglie basse. Perfetto. A questo punto chiudiamo il lavoro inserendoci nella prima maglia che abbiamo fatto all'inizio del giro. Ecco qua. E abbiamo chiuso il nostro lavoro. Diamo magari una piccola assestata, ecco fatto, tanto il filo è rigido per cui ci permette, mantiene bene la forma, e a questo punto facciamo la cappiolina che poi ci permette di collegarlo con la nostra monachella. Cambiamo l'uncinetto, prendiamo quello da 1,75 e facciamo
prendiamo, facciamo 2 2 2 e vedete che sul dietro possiamo poi andare direttamente a chiudere il lavoro. A questo punto tagliamo il filo, chiudiamo il lavoro e andiamo a nascondere il filo sul retro del nostro orecchino. Okay. Andiamo a nascondere anche l'altro filo, che sarebbe quello che avanza dall'inizio del lavoro. Bene, a questo punto il passo successivo è quello di inserire la nostra pietra in fondo all'orecchino, il pendente praticamente. Quindi, in questa fase io utilizzerò anche altri 2 paia di pinze, nel senso la pinza a punta conica e la pinza a punta piatta, che mi aiuteranno appunto per poi mettere l'orecchino, la pietra. Allora, prendiamo il chiodino, inseriamo la pietra, perfetto così, e poi andiamo, diciamo, con la tecnica del montaggio classica. Facciamo l'anellino un pochino più ampio, anche perché giustamente il filo è abbastanza sostanzioso, per cui dobbiamo dare quello spazio sufficiente per poterlo inserire. Ecco qua. E la nostra pietra è stata inserita. A questo punto l'ultimo passo da fare è inserire la manachella. Quindi prendiamo il nostro anellino, lo inseriamo all'interno della cappiola che abbiamo creato con il tarri. Inseriamo anche la manachella. È pronto. Anche in questo caso vi proponiamo una variante di colore di pietra utilizzata. Quindi in questo caso abbiamo usato un daryl verde con una perla Polaris, ecco qua, montata sempre chiaramente con lo stesso principio, ma voi potete chiaramente utilizzare altri tipi di colori con altri tipi di pietre, anche con degli Swarovski, come meglio preferite.